Siamo arrivati pronti alla partita, secondo me. Tecnicamente, tatticamente, mentalmente, emotivamente, però non abbiamo cominciato bene. C'è sicuramente da dirlo. L'impatto di Brescia è stato superiore. Stiamo facendo un lavoro che deve cercare di farci capire che siamo una squadra che, per come gioca difensivamente e offensivamente, fa errori. Li fa perché proviamo, usiamo, cambiamo, cerchiamo di trovare la migliore identità possibile. È fondamentale non andare in over. Noi il primo tempo, rimanendo incollati nel punteggio, riuscendo a stare lì veramente con le unghie nello score, avevamo, non so come dire, Brescia dava la sensazione di giocare una partita e Trento dava la sensazione di giocare tre partite diverse, perché tutti avevano grande voglia di fare, grande energia, ma con tante letture, tanti momenti, alla fine la difesa prende canestro anche se si sta impegnando, l'attacco sbaglia. Secondo me siamo venuti fuori dall'intervallo in maniera eccezionale, in maniera ottima, dai. E in difesa, grandissima difesa del secondo tempo, considerato anche il primo, perché bisogna sempre valutare che tipo di partita sta venendo fuori. 29 punti, 11 nel terzo quarto, la capacità pur non sempre pulita di attaccare la difesa di Brescia con ribaltamenti fino ad arrivare a penetrazioni, fino ad arrivare a tiri aperti, e soprattutto una partita abbiamo giocato insieme, abbiamo preso tre cose, abbiamo convogliato tutto in un binario, anche perché se no stavamo dicendo tutte cose giuste, facendo cose giuste, ma bisognava giocare una partita, cosa che abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo, sia difensivamente che offensivamente, perché comunque noi 42 punti nell'intervallo per noi sono un ottimo bottino, e quando le squadre avversarie rimangono insomma a scia 65-70, per noi molto importante, considerato che il primo tempo si era chiuso un punteggio molto alto per Brescia. Siamo andati a limitare un pochino Burns e Berggren, che ci avevano comunque fatto più male, e quindi siamo riusciti, ecco, a cambiare, però non è che abbia cambiato, bisogna dire che siamo riusciti a capire che avevamo preparato una cosa, che stavamo andando bene, che tutta la settimana che ci stiamo lì, per quello penso sia stato più semplice, anche se semplice non è mai niente, tornare nella partita in un 10 minuti di intervallo, perché siamo riusciti a focalizzare bene le cose. Un'ottima vittoria per noi e una seconda vittoria consecutiva, cosa che non è stata sempre, insomma, non ci è accaduto recentemente. Maurizio, hai detto benissimo della difesa nel terzo periodo, c'è stato effettivamente, abbiamo incanalato un po' tutte le cose che prima facevamo separatamente, anche abbiamo incanalato cose fatte bene in partite precedenti, però fatte singolarmente. Questa partita poi probabilmente si è decisa con i tiri da tre punti di Gomez, effettivamente, perché quello è stato un po' il click che ha dato anche fiducia alla squadra. Beh, intanto grazie che ho detto bene prima, ma a parte gli scherzi, è quello è stato, ma sai che a me piace anche sottolineare che la costruzione dei tiri sia importante, siccome veniamo da buone partite, da migliori partite nella costruzione dei tiri, oggi abbiamo fatto anche un po' canestro, eravamo equilibrati per andare a rimbalzo, abbiamo sempre con pazienza, a un certo punto c'è stato un piccolo click, noi siamo andati sempre bene nell'attaccare la zona sul lato giusto, farli collassare un po' e aprire dei tiri sul secondo lato, perché era quello il movimento, l'idea. Credo che la penetrazione di Toto Forrai quando è arrivato al ferro abbia fatto cliccare, perché c'è stato un time out, un secondo time out, c'era il quadro chiaro di come dovevamo avere pazienza tutti i 24 secondi, 18, 16, quello che erano, perché potevamo trovare nei lati giusti, perché dovevamo attaccare determinati giocatori
spazio per poter andare a canestro, quindi siamo riusciti, non è stato sempre una gran bella manovra, però abbiamo avuto la pazienza di andare dove dovevamo andare. Quella cosa lì secondo me ci ha dato la calma per segnare anche da tre, e sottolineo, lo ridico, ma ci tengo, credo, lo potrebbe dire qualsiasi allenatore, quando comunque la squadra riesce nell'intervallo a svoltare un po' e a lavorare bene nel secondo tempo, non c'è soltanto il lavoro dell'intervallo, è perché vieni da diversi giorni in cui sei stato e qualche partita in cui sei stato più attento a cercare la tua identità. Questa squadra di errori deve parlare, perché bisogna parlarne, però si deve rendere conto, ci dobbiamo rendere conto che fanno parte del gioco. Le perse 9, le perse 11 vanno bene, sono le perse di più che non vanno bene. L'importante è non andare in over mentre si gioca, perché si fa un errore, allora c'è lo staff tecnico che considera l'errore, c'è i giocatori che pensano alla prossima azione, che è quello che la squadra piano piano sta acquisendo, cioè è riuscita a metterla in campo con dei minuti anche importanti e in maniera specifica. Moraschini, Furray che difende, Lloyd che attacca, Aaron i primi 4 minuti su Vitali che improvvisamente si è trovato la taglia, metà della taglia. Cioè sono queste piccole cose che fanno parte di una partita che ognuno costruisce e che speri sempre che portino risultato, come è successo oggi. Un'altra cosa, quanto ha invegliato l'attacco di Trento, questa difesa matchup adattata, quei cambi di Brescia? Questa è una difesa che la Brescia la fa bene, ed è una difesa anche che si è vista, nel senso, una difesa che ha della storia, delle radici. Ci sono allenatori che non sono più qui o che allenano in Serie A che l'hanno fatta, Diana ci ha messo tutti i suoi, le sue cosine, e danno anche molto fiducia, hanno molta fiducia in questa difesa, perché si vede, bisogna attaccarla anche subito, bisogna attaccarla prima. Ci ha messo in difficoltà, però secondo me la cosa buona è che invece di cercare la perfezione del gioco, perché la fanno anche molto bene in maniera attenta, speculativa, insomma, secondo me siamo andati a guardare dove dovevamo andare. Alle volte ci siamo arrivati, visto, facendo un po' di giri in girello, alle volte col pick and roll, alle volte con dei vari. L'importante era girare quella palla fino ad arrivare a quel punto, in quel momento, contro quel giocatore, al terzo ribaltamento. Non è stata sempre pulita la manovra, ma è stata, diciamo, efficace. Anche se adesso io sono contento della vittoria, non facciamoci neanche, se la telecamera è accesa, però cioè, non esageriamo, siamo riusciti a trovare quelle due o tre soluzioni importanti per scardinarla, però insomma è una difesa tosta che ti alla lunga devi svuotare la testa, altrimenti rischi di attaccarla sempre in maniera ingolfata. Bene, grazie a tutti. Io, se mi date 20 secondi, volevo sottolineare comunque che non capita spesso di uscire con la curva dell'altra squadra che applaude col palazzetto in questo modo. Io veramente, se mi date una riga per ringraziare e complimentarmi, perché non avevo capito fossero quelli di Brescia da quanto era, però veramente insomma è stato molto.